C'era una volta un uomo molto ricco. Aveva 3 figlie. 2 di loro erano molto avide ed egocentriche, ma la terza aveva un cuore pieno d'amore e di gentilezza. Un giorno il loro padre ricevette la notizia che le sue navi erano affondate nella tempesta. Il povero uomo aveva perso tutto e gli rimase solo la sua piccola casa nel villaggio. Le 2 sorelle avide non erano contente di questa situazione. Tutto quello che facevano durante il giorno era starsene sedute a lamentarsi. Tutte le faccende domestiche erano lasciate a Bella. Dopo un po' di tempo, loro padre seppe che una delle sue navi perdute era arrivata al porto. Immediatamente si preparò per andare al porto e, prima di partire, chiese alle figlie: «Cosa volete che vi porti al mio ritorno?» «Vestiti, scarpe, collane e bracciali!» «E tu cosa mi dici, Bella? Che cosa vorresti?» «Solo una rosa andrà bene, padre!» Il padre arrivò al porto dopo un lungo viaggio, ma nessuna delle sue cose si trovava sulla nave e nemmeno la nave era utilizzabile. Triste e stanco ricominciò il viaggio per tornare a casa. Era quasi buio quando raggiunse la foresta. La foresta era buia e fredda e stava nevicando. Condusse il suo cavallo per ore ed ore nella neve. E finalmente vide un castello con le luci accese. Entrò sperando di trovare un aiuto. Era un castello strano. Le luci erano accese ovunque. Il tavolo era pieno di cibo per la cena e c'era il fuoco nel caminetto. Ma non si vedeva nessuno. Chiamò a voce alta, ma nessuno rispose. Infine, non potendo più aspettare, mangiò un po' di cibo dal tavolo e dormì in uno dei letti. Quando si svegliò la mattina, trovò dei vestiti nuovi vicino al letto. Scese le scale. Una ricca colazione lo aspettava sopra al tavolo. Il castello deve essere di una fata, o non mi avrebbe aiutato così. Vorrei poterla ringraziare. Quando stava per lasciare il castello, notò il giardino delle rose. Non ho potuto soddisfare i desideri delle mie altre 2 figlie, ma almeno posso realizzare il desiderio di Bella, pensò fra sé. Sì. Ma appena colse una rosa, tutto intorno a lui fu scosso da un forte ruggito. Una bestia cattiva, simile a un leone, apparve da dietro agli alberi. Il padre quasi svenne quando vide la bestia. «Ti ho salvato la vita. Ti ho sfamato. Ti ho dato nuovi vestiti. E tu sei qui a rubare le mie rose. È così che mi ringrazi?» L'uomo si inginocchiò e implorò. Disse che voleva prendere una rosa per sua figlia. «Quello che hai fatto non resterà impunito. Per favore, perdonami!» «Ti perdonerò, ma ad una condizione. Parla con le tue figlie e se una di loro accetterà di vivere qui con me, io ti risparmierò la tua preziosissima vita.» L'uomo salì sul suo cavallo e tristemente tornò sulla strada di casa. Quando arrivò, le 2 sorelle avide ascoltarono la terribile storia di loro padre, ma non sentirono neanche la proposta della bestia. Ma Bella non si comportò come le sue sorelle. «Padre, se me lo permetti, accetterò io di andare dalla bestia.» Le 2 sorelle accettarono immediatamente perché pensavano che tutto ciò che era successo fosse colpa sua.
Triste e senza speranza, il padre portò Bella al castello. Quando arrivarono, tutto era come prima. Il cibo era sulla tavola e non c'era nessuno lì intorno. Ma appena si sedettero e iniziarono a mangiare, arrivò la bestia. Bella iniziò a tremare di paura, perché la bestia era spaventosa, proprio come aveva detto suo padre. La bestia chiese con voce morbida: sei venuta qui per tua volontà? Sì. Allora domani mattina tuo padre andrà via e non tornerà mai più. Quando si alzò la mattina, Bella sapeva che suo padre se n'era andato e trovò una ricca colazione ad aspettarla sul tavolo. Girovagò un po' nel giardino. Si sentì triste quando guardò le rose. Poi entrò a fare un giro nel castello. Una delle porte era piena di rose. Si domandò se... Aprì la porta ed entrò dentro. La stanza era decorata proprio come piaceva a lei ed era piena di libri, fiori e strumenti musicali. Pensò che chi poteva preparare una stanza così non avrebbe mai fatto del male a nessuno. Allora prese un libro. Sul libro c'era scritto in lettere d'oro: mia cara regina, ogni tuo desiderio è un ordine. Vorrei vedere mio padre adesso. Appena Bella disse ciò, suo padre apparve nello specchio della stanza. Bella fu così sorpresa. Vedere suo padre la rese di nuovo felice. Quella notte a cena, la bestia apparve di nuovo. Mi permetti di guardarti? Sei tu il padrone, per quale motivo me lo chiedi? Non è così. Il castello ti appartiene ora. Se vuoi posso andarmene. Bella fu molto sorpresa dalla sua risposta. Voglio chiederti una cosa. Credi davvero che io sia brutto? All'inizio non sapeva cosa dire. Poi alzò la testa per guardare la bestia e a noi come a dire di sì. Beh, allora mi sposeresti? Stavolta Bella rispose duramente. No! La bestia se ne andò e lasciò Bella da sola. La bestia faceva visita a Bella ogni sera per cena e la trattava in modo gentile. I giorni passavano e Bella si stava abituando alla bestia. Vorrei che non fosse così brutto. Passarono un po' di mesi. Bella non era più spaventata dalla bestia. Anzi, lui cominciava a piacerle. Ma un giorno vide nello specchio che suo padre era molto malato. Corse dalla bestia e gli chiese di lasciarla andare a casa perché voleva prendersi cura di suo padre. Naturalmente puoi andare, ma se non tornerai io potrò morire di tristezza. Tornerò qui fra una settimana, te lo prometto. La bestia diede un anello a Bella. Se avesse messo l'anello sul comodino e si fosse addormentata, si sarebbe risvegliata nel castello. La mattina dopo si svegliò nel suo letto a casa di suo padre. Corse immediatamente da lui. Quando suo padre la vide, fu così felice che si sentì meglio. Nel pomeriggio, le sorelle di Bella, che si erano sposate da poco, vennero a far visita al padre. Quando trovarono Bella a casa, diventarono furiose d'invidia e rabbia e decisero di ingannarla. Facciamola restare qui una settimana in più, così la bestia arriverà e la ucciderà. Le due sorelle andarono da Bella, piangendo, e le dissero che non volevano separarsi ancora. Bella promise di restare una settimana in più.
Non molto tempo dopo, Bella si rese conto che le mancava la bestia. Un giorno sognò che lui giaceva al suolo senza vita nel giardino del castello e si svegliò spaventata. Quello che sto facendo è crudele ed egoista. Allora immediatamente tolse l'anello dal dito, lo mise sul comodino e si svegliò il mattino dopo nel castello. Aspettò la bestia tutto il giorno, ma lui non era da nessuna parte. Aspettò ore ed ore, ma lui non arrivava. Improvvisamente corse nel giardino. La bestia giaceva al suolo senza vita, proprio come nel suo sogno. Bella corse vicino a lui e lo abbracciò. Il cuore della bestia stava ancora battendo. Aprì a malapena gli occhi e parlò con difficoltà. Pensavo che non saresti tornata. Ho smesso di mangiare ed ero pronto a morire. Ma io ti amo e voglio sposarti. E in quel momento qualcosa di magico accadde. Subito il castello divenne più luminoso e bello. Bella si guardò intorno meravigliata e poi si girò di nuovo verso la bestia. Ma dove prima c'era la bestia, ora c'era un giovane e bellissimo principe. Quando lo vide così bello, iniziò a piangere. Chi sei tu? Dove è andata la bestia? Il principe si alzò e iniziò a dire: Io sono la bestia. Una strega cattiva mi ha fatto un maleficio. Mi ha trasformato in un orribile mostro. Se tu non avessi detto di amarmi e di volermi sposare, avrei dovuto vivere come una bestia per sempre. Quando sentì queste parole, Bella fu ancora più felice. Con il suo cuore buono, aveva trovato il vero amore. Bella e il principe si sposarono e vissero per sempre felici e contenti. Tanto tempo fa, in un regno lontano, lontano, vivevano due migliori amici vicini di casa. I loro nomi erano Kay e Gerda. Kay e Gerda avevano piantato una rosa, ciascuna di fronte a quella dell'altro, per dimostrarsi il loro amore. Le rose sarebbero cresciute insieme a loro. Alla fine dell'autunno arrivò l'inverno e la città fu coperta dalla neve. Durante le fredde notti d'inverno, il più grande divertimento di Kay e Gerda era quando la nonna di Gerda gli raccontava delle storie. Da dove vengono la neve e il freddo? Chiese Gerda. Da molto lontano, rispose la nonna e iniziò a raccontare la storia. C'era un regno coperto di ghiaccio e neve. La regina di ghiaccio viveva da sola nel suo castello di ghiaccio, creato puramente dalla sua magia. La regina di ghiaccio era molto bella e pura come il ghiaccio. Ma la regina di ghiaccio aveva un cuore cattivo e molti miracoli erano nascosti nel magico e freddo castello. Lo specchio di ghiaccio era uno di quelli. Era attraverso quello specchio che la regina di ghiaccio vedeva tutto ciò che accadeva nel mondo. Proprio in quel momento, Gerda vide la regina di ghiaccio che li guardava attraverso la finestra. Kay, nonna, la regina di ghiaccio ci guarda dalla finestra! Sono certo che è solo un gatto che ha molto freddo. Nonna, la regina di ghiaccio può venire qui! Che ci provi! La lancerei nel camino così velocemente che si scioglierebbe e diventerebbe la regina dell'acqua! Guardando attraverso lo specchio di ghiaccio, la regina sentì quello che aveva detto Kay. Perciò mi lanceresti nel camino e mi faresti diventare la regina dell'acqua. Scintille di ghiaccio, volate con i miei poteri. Trovate questo ragazzo e datemi i suoi occhi e il suo cuore. Che veda soltanto il male attorno a lui.
e che sparisca l'amore dal suo cuore. Ordinò la regina le sue scintille di ghiaccio. Improvvisamente, una tempesta di ghiaccio infuriò di fronte a casa di Gerda. Le scintille di ghiaccio andavano veloci verso Gerda. Curioso di quello che stava accadendo, Kay aprì la finestra. Gerda urlò forte. Kay, attento! Ma era troppo tardi. Ah, il mio occhio! Qualcosa ha colpito il mio occhio! Ah, il mio cuore! Cosa sta succedendo? E in quel momento, il maleficio della regina di ghiaccio fu compiuto dalle scintille di ghiaccio. I suoi occhi e il suo cuore erano stati colpiti e Kay si era come trasformato in un'altra persona. Gerda gli chiese che cosa stava succedendo, ma lui le urlò. Niente, sto bene. Lasciami solo. Questo era strano. Kay non era mai scortese con Gerda in quel modo. Lei non riusciva a capire come mai così all'improvviso si comportasse così. Lo strano comportamento di Kay continuò il giorno seguente. Quando Kay stava portando la sua slitta fuori in giardino, Gerda gli chiese dove stesse andando e lui l'aggredì di nuovo. Saltò sulla sua slitta e se ne andò. Gerda corse dietro di lui ma non riuscì a raggiungerlo. Improvvisamente, sulla sua slitta, dal nulla, apparve la regina di ghiaccio e Kay la seguì. Gerda era scioccata e non poté fare nulla perché entrambi sparirono alla sua vista. La regina lo stava portando al suo castello di ghiaccio. Gerda passò la giornata davanti alla finestra aspettando che Kay ritornasse. Giorni e poi mesi passarono e l'inverno era finito, ma ancora nessun segno di Kay. Non potendo più restare ferma ad aspettare, Gerda decise. Prendendo solo lo specchio che le aveva dato sua nonna, uscì per andare a cercare il suo più caro amico Kay. La coraggiosa Gerda attraversò molte strade e chiese a chiunque se avessero visto Kay. Infine, raggiunse la riva di un fiume. Si guardò intorno, ma non c'era nessuno a cui poter chiedere di Kay. Lo chiese al fiume, ma non ebbe risposta. In quel momento si avvicinò a lei un gabbiano. Il fiume ha sicuramente una risposta per te, ma prima devi offrire un dono. Gerda si tolse la sua amata collanina e la gettò nell'acqua del fiume. Improvvisamente accadde una magia e dal nulla di fronte a lei apparve una piccola barca. Gerda pensò che al fiume era piaciuto il suo dono e che le stesse ritornando il favore. Non appena ci saltò su, la barca iniziò a muoversi da sola. La barca condusse Gerda su un'altra riva. Lì c'era un giardino segreto pieno di fiori di tutti i colori dell'arcobaleno. Gerda non aveva mai visto un giardino così bello in vita sua. Ma mancava qualcosa. Nessuno di quei fiori profumava. Dall'altra parte del giardino vide una donna che si stava avvicinando a lei. Era la proprietaria del giardino. Benvenuta, mia bellissima bambina. Salutò Gerda con un grande sorriso. Improvvisamente lei si accorse che poteva sentire di nuovo il profumo dei fiori nel giardino. Scusi se sono entrata senza permesso, disse Gerda. Tranquilla, tesoro. Vieni, mia cara. Sono contenta che tu sia venuta. Era da così tanto tempo che qualcuno non veniva a trovarmi. Dimmi, che cosa fai qui tutta sola? Gerda disse alla signora dei fiori che stava cercando il suo amico Kay e le chiese se avesse notizie di lui. Ma la signora disse che Gerda era l'unica persona che aveva visto. Oh, davvero? Ma allora è meglio che io torni sulla strada. Devo trovare Kay. La signora dei fiori non voleva che lei se ne andasse. Così disse una bugia. Hai detto Kay? Vediamo, forse potrei averlo visto. Gerda le raccontò tutto e quando la signora dei fiori sentì nominare la regina di ghiaccio, fu molto preoccupata.
Regina di ghiaccio? Oh, tienila lontano da qui. Il freddo, per colpa sua i miei fiori non profumano più. Allora, improvvisamente, la signora volle spazzolare i capelli di Gerda. Gerda non capì il perché, ma la signora dei fiori insistette. La piccola Gerda non sapeva che in realtà era una spazzola magica. La spazzola magica le fece dimenticare tutto quello che sapeva. Solo la sua gioia rimase. Ma la signora dei fiori non era cattiva. L'aveva fatto solo per divertimento. Quando si svegliò dal suo dolce sonno, Gerda non ricordava nulla. Nemmeno perché fosse lì o come fosse arrivata. Ma quando vide le rose sul cappello della signora, cominciò a ricordare delle cose. Nessuna magia avrebbe potuto superare il potere del vero amore. Gerda non sapeva quanto fosse stata nel giardino del sonno, ma i suoi ricordi improvvisamente tornarono. Immediatamente tornò alla riva del fiume. La barca era ancora lì, ma lei non sapeva da che parte andare o che cosa fare. In quel momento, un corvo iniziò a volare sopra la sua testa. Era come se volesse dirle qualcosa. Allora Gerda lo seguì. Seguì il corvo per un po', finché raggiunsero i mari ghiacciati. Proprio al centro del ghiaccio c'era una nave pirata di qualche tempo prima, dove il corvo volò e si posò. Gerda lo seguì sulla barca e si fece strada verso la nave. Allora è così che arriverò al castello della regina di ghiaccio. I pirati apparvero sul ponte e uno di loro, una ragazza pirata, si avvicinò a Gerda. Tu andrai ovunque noi andremo, vale a dire da nessuna parte. Proprio in quel momento, la regina di ghiaccio cercava di far dimenticare a Kay tutto del suo passato. Su qualcosa ci riuscì. Ma qualunque cosa facesse, Gerda non avrebbe mai lasciato la mente di Kay. Scoperto che il suo amico Kay era tenuto prigioniero nel castello della regina di ghiaccio, la ragazza pirata disse a Gerda di dimenticarlo, perché non c'era modo di farlo uscire da lì. Non dimenticherò, lui è il mio migliore amico, devo trovarlo, rispose Gerda. La ragazza pirata non comprendeva la perseveranza di Gerda. In realtà voleva che lei restasse e diventasse sua amica. Ma Gerda era determinata a trovare Kay. Farò tutto il possibile per salvarlo. Dato che non aveva amici, la ragazza pirata ammirava l'atteggiamento di Gerda e decise di aiutarla. Il giorno seguente, all'alba, la piratessa portò a Gerda una renna. Era la renna più veloce di tutto il regno di neve e avrebbe mostrato a Gerda la strada. Promettimi che prenderai quella strega di ghiaccio e che salverai la nostra nave. Lo prometto, ti restituirò il favore. Cavalcando la renna, Gerda trovò la strada. Prima però doveva scoprire come sconfiggere la regina di ghiaccio. La renna le avrebbe mostrato come fare. Dopo un lungo viaggio, avevano raggiunto il Polo Nord. E un uomo vecchio e saggio gli diede il benvenuto. Bene, finalmente avete portato lo specchio. Gerda non capiva come facesse il saggio uomo a sapere dello specchio, ma ciò nonostante sapeva di essere nel posto giusto. Allora prese lo specchio e lo mostrò all'uomo. Allora, sconfiggerò la regina con questo. Questo è uno specchio magico. Mostra la verità, nient'altro che la verità, anche se è nascosta giù nel profondo. Dato che nulla è più forte del vero amore, la vera forza in ognuno di noi è l'amore. Gerda scoprì chi era la regina di ghiaccio grazie al saggio uomo. Se avesse rivelato la verità, avrebbe potuto batterla. Perché in realtà in passato la regina di ghiaccio era una brava ragazza piena d'amore. Ovunque lei toccasse sbocciavano fiori e i suoi occhi ridenti brillavano più del sole.
Era una ragazza unica e felice, di nome Lila. Ma tutti pensavano che fosse una piccola strega e non giocavano né parlavano con lei. Lasciata da sola, Lila non era più felice. Iniziò ad odiare tutto e tutti attorno a lei. Finché un giorno espresse un desiderio. Chi sarà cattivo con me diventerà di ghiaccio! E poi costruì un castello dalla neve e visse lì lontano da tutti, tutta sola e senza amore o gioia. Gerda arrivò al castello della regina di ghiaccio ed entrò. Vide Kay in un angolo che faceva una scultura di ghiaccio. Sei qui, ti ho trovato! Kay, sono Gerda, non ti ricordi di me? Kay guardò Gerda, ma non la riconobbe. Il suo cuore, come qualsiasi altra cosa qui, è diventato di ghiaccio. Gerda non ascoltò quello che stava dicendo la regina. Lascialo andare, appartiene a me ora. Trasformerò in ghiaccio anche te. No, non ce la farai. Kay, ti voglio bene. Kay lentamente iniziò a ricordare. Gerda! Sì, mi ricordo ora. Furiosa, la regina di ghiaccio agitò la sua bacchetta magica veloce come la luce e da essa uscì il maleficio del ghiaccio. Proprio in quel momento Gerda tirò fuori il suo specchio e lo strinse contro il maleficio. Colpendo lo specchio, la magia sparì. E il momento arrivò. La regina di ghiaccio guardò nello specchio di Gerda solo per vedere che non c'era il suo riflesso nello specchio, ma il viso di una piccola bambina, il viso di Lila. Subito la regina di ghiaccio tornò ad essere se stessa e divenne di nuovo Lila. Grazie mille! Ora so chi sono davvero! Sono libera di nuovo! Addio! Kay e Gerda si guardarono e sorrisero. D'ora in avanti non si sarebbero più separati e sarebbero cresciuti insieme. Proprio come le rose che avevano piantato una di fronte all'altra nei loro giardini.